Giusto perché il panettone è un dolce poco calorico, si fa per dire e si intenda. Chissà perché ci piace così tanto tagliarlo a fette e servirlo con creme dolci di ogni tipo, spaziando dalla crema pasticcera alla crema chantilly, dal mascarpone alla crema inglese. Ecco, così oggi ho pensato di proporre ai miei ospiti nel giorno di Natale il panettone con lo zabaglione. Vediamo come si prepara la ricetta del zabaglione classico. Per preparare lo zabaglione sono necessari 4 uova, dove utilizzeremo solo i tuorli, 60 ml di marsala oppure anche un altro vino liquoroso, quello che vi piace di più, e 120 g di zucchero. Per prima cosa abbiamo sgusciato le uova e diviso i tuorli dagli albumi. Per preparare lo zabaglione ci serviranno solamente i tuorli, però gli albumi non li buttate, potete recuperarli per realizzare magari degli ottimi amaretti o perché no anche dei biscottini al cocco. Procediamo con la nostra ricetta, versiamo tutto lo zucchero semolato insieme ai tuorli e adesso ci muniamo di fruste elettriche e montiamo il tutto per circa 10-15 minuti. Eccoci qua, trascorsi circa 10-12 minuti, insomma, abbiamo ottenuto un composto bello denso e spumoso. Adesso qui ci siamo preparati una piccola casseruola con un paio di centimetri di acqua. Adesso facciamo il bagnomaria e cuociamo il nostro zabaglione. Un accorgimento importante: l'acqua non deve andare a contatto diretto con la casseruola contenente la crema e l'acqua sempre sottostante non deve mai bollire. Adesso accendiamo le fruste e versiamo a filo il marsala. Continuiamo in questo modo per circa 10 minuti, fino a quando la crema avrà assunto una consistenza vellutata e cremosa. Abbiamo mischiato per bene circa 10 minuti e vedete che bella consistenza, si vede già così. Andiamo a sistemarlo sulle ciotoline. Guardate un po' che bella la consistenza. Possiamo versarlo su una ciotolina, così, e possiamo degustarlo caldo. In alternativa potete anche lasciarlo raffreddare e degustarlo appunto freddo. In quest'ultimo caso però fate attenzione, quindi mescolatelo di tanto in tanto perché il liquore tende a depositarsi sul fondo. Un classico intramontabile, l'abbinamento zabaglione e panettone. Io chiaramente vi ho proposto questa squisita salsa dolce in abbinamento con il panettone, però se volete potete anche sostituire il panettone con dei semplici biscottini secchi oppure, perché no, degustare lo zabaglione anche come semplice dessert al cucchiaio, magari con una bella spolverizzata di cacao amaro in polvere.